Presente un ragazzo, sì, se mi porta qua una, un leggio. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Grazie, Renato. Buonasera, fratelli, che il Signore vi dica. Bueno, siempre es un gusto estar aquí con Antonio, con la iglesia. È sempre un piacere essere qui con Antonio e con la Chiesa. La verdad es que tuve a punto de decirte que no iba a venir. Era al punto di dirmi, guarda, non vengo, perché è così impegnato. Porque recién acabamos de llegar a casa, solamente estuvimos tres días y... Siamo stati a casa da poco e siamo stati solo tre giorni. Y cogimos un poco de ropa y, no, y nos vinimos para acá. Abbiamo preso un po' di cose e poi siamo subito venuti qua. Pero estamos muy agradecidos, de verdad, por esta oportunidad que nos da el Señor de estar con ustedes en esta noche. Però siamo molto grati di essere qui con voi questa sera. Realmente el único digno de recibir la gloria es el Señor. Davvero l'unico che è degno di ricevere la gloria, l'onore al Signore. No hay absolutamente ningún mérito personal, ningún mérito propio. Non c'è nessun merito personale né proprio. Si no fuera por el Señor, ni tú ni yo estaríamos en esta noche en este lugar. Se fosse per il Signore, né io e te saremmo qui questa sera. No salimos de nuestro asombro. Siamo venuti qui dalla nostra ombra. Porque uno se pregunta, ¿y por qué ahora y no antes, no? Uno dice, perché adesso e non prima? Bueno, yo creo que el Señor nos está enseñando muchas cosas en los últimos años. Io credo che il Signore ci sta insegnando molte cose in questo ultimo anno. Y una de las cosas que yo creo que tenemos que tener muy claro todos nosotros. Ed una di queste cose che noi dobbiamo avere molto chiaro tutti noi. Es que los tiempos se están acortando de una forma tremenda. È che i tempi si stanno raccorciando in una maniera incredibile. Y probablemente lo que no hemos hecho en todos estos años lo haremos en poco tiempo, ¿no? E può darsi che tutto quello che abbiamo fatto in tanti anni molto probabilmente lo faremo in poco tempo. Estaba hace un rato en el salón que tienen ahora ustedes aquí al lado. Ero qui dietro a questo salone che avete qua dietro. Y realmente estamos muy contentos, muy contentos. E davvero sono molto molto contenti. Porque vimos ese local como era hace poco tiempo realmente. E abbiamo visto questo luogo come era poco tempo fa. Y hemos visto un cambio realmente increíble, ¿no? E abbiamo visto anche un cambio incredibile. Detrás de todo eso hay mucho trabajo. Dietro a tutto questo c'è tanto lavoro. Y esfuerzo y sacrificio. Forzo, sacrificio. Y ofrendas. E offerte. Y la verdad es que estamos muy agradecidos por ver la bendición. Siamo molto grati per vedere la benedizione. Del Señor aquí con ustedes, sinceramente. Del Signore qui in mezzo a tutti voi. Pero solamente les quiero recordar algo. Però vi voglio ricordarvi qualcosa. Que al que mucho se le da. Anche se molto diamo. Mucho se le pedirá. Molto ci verrà richiesto. Así que la responsabilidad que han adquirido ustedes. Quindi la responsabilità che è stata data a voi. Es muy grande. È molto grande. No solamente delante de Dios. Non solo davanti a Dio. Sino también delante de los hombres. Anche davanti agli uomini. No solamente somos responsables de vivir bien delante de Dios. Non solo noi siamo responsabili di vivere bene davanti a Dio. Dice la Biblia que todo lo que tenemos que hacer en la vida. Dice la Bibbia che tutto quello che dobbiamo fare nella vita se tiene que hacer decentemente y con orden. Dobbiamo farlo in maniera decente e in ordine. Delante de Dios y también delante de los hombres. Davanti agli uomini e anche davanti a Dio. Así que me gustaría que en esta noche hiciéramos una pequeña oración. Così vorrei fare una piccola preghiera. Pidiéndole a Él que nos hablara a través de su palabra. Perché il Signore ci parli attraverso la sua parola. Señor, te damos muchas gracias en este momento. Signore, ti ringraziamo in questo momento. Por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Per questa grande opportunità di aprire la tua parola. Queremos que tú hables a nuestras vidas. Vogliamo chiederti che tu parli alla nostra vita. Que tú nos ministres según la necesidad que tengamos. E che tu ci ministri secondo il bisogno che noi abbiamo. Y que estemos atentos a tu voz, Señor. E che siamo attenti alla tua voce, Signore. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Te lo chiediamo tutti nel nome di Gesù. Amén. Amén. Y amén. Amén. Yo quiero hablar de tres personas. Io voglio parlarvi di tre persone. Los tres eran tres discípulos de Cristo. Tre erano tre discepoli di Cristo. Que en un momento puntual de sus vidas. Che in un momento puntuale della loro vita. Hicieron algo mal. Fecero qualcosa di sbagliato. Y la pregunta es cómo reaccionó el Señor. E la domanda è come attuò il Signore. Ante estas tres cosas que estos hombres hicieron mal. Davanti a queste tre cose che loro fecero male. Nos gusta siempre contar nuestras victorias. Ci piace sempre raccontare le nostre vittorie. Solemos contar los testimonios. Vogliamo raccontare le testimonianze. Pero no nos gusta contar nuestras derrotas. Però non ci piace parlare delle nostre sconfitte. ¿Y tú crees sinceramente que todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy?
E tu credi che tutto quello che abbiamo fatto fino al giorno di oggi lo hemos hecho bien? L'abbiamo fatto proprio bene? ¿Crees sinceramente? Credi davvero? Que si hubiéramos vivido en los tiempos de la Biblia, che se noi avessimo vissuto i tempi della Bibbia, no hubieran aparecido nuestros pecados en la Biblia? No sarebbero apparsi i nostri peccati nella Bibbia? Porque es verdad que David mató gigantes. È vero che Davide ha ammazzato dei giganti. Pero también cometió tremendos pecados. Però ha commesso anche dei peccati tremendi. ¿Crees tú que si hubieras vivido en el tiempo de David? Tu credi che se avessimo vissuto nel tempo di Davide? Solamente hubieran aparecido tus grandes victorias? Solo sarebbero apparse le tue grandi vittorie? O también si hubieran escrito tus grandes pecados? O sarebbero stati scritti anche i tuoi grandi peccati? La Biblia nos habla de que Moisés no entró en la tierra prometida. La Bibbia ci parla che Mosè non entrò nella terra promessa. Era un gran hombre de Dios. Era un grande uomo di Dio. Pero no entró en la tierra prometida. Però non entrò nella terra promessa. El Señor no le permitió que su desobediencia, il Signore non permise che la sua disubbidienza fuera premiada con la tierra prometida, che fosse premiata con la terra promessa. La Biblia no oculta los grandes pecados y debilidades de los hombres de Dios. La Bibbia non nasconde mai i peccati grandi dell'uomo. Gracias a Dios. Grazie a Dio. Que nosotros no vivimos en los tiempos de la Biblia. Che noi non viviamo ai tempi di Davide. Porque en vez de salir los nombres de ellos, perché invece di salire i nomi di loro, hubieran salido los nuestros. Sarebbero usciti fuori i nostri nomi. O no crees que estoy diciendo la verdad. O tú piensas que yo no estoy diciendo la verdad. La Biblia no ocultó los pecados de los grandes hombres de Dios. La Biblia non ha mai nascosto i peccati dei grandi uomini di Dio. Eran hombres exactamente igual que nosotros. Erano uomini esattamente come noi. Tenían problemas con la envidia. Avevano problemi con l'invidia. Con los celos. Con la gelosia. Tenían problemas con las mujeres. Avevano problemi con le donne. Eran hombres exactamente igual que nosotros. Erano uomini esattamente come noi. Gracias a Dios. Grazie a Dio. Que no vivimos en aquellos tiempos. Che non viviamo in questi tempi. Si no nosotros hubiéramos salido en la Biblia. Se no saremmo usciti noi nella Bibbia. No solamente por las cosas buenas que pudimos non haber hecho. Non solo per le cose buone che noi abbiamo fatto. Sino también por los pecados que cometimos. Sino anche per i peccati abbiamo commesso. Y Dios no pasó por alto sus pecados. E Dio non ha lasciato perdere i loro peccati, eh? Podía haberlo callado, podía haberlo silenciado. Poteva messi nascosti, silenziati. Pero no lo hizo. Però non l'ha fatto. ¿Para qué cuenta la Biblia el pecado de David? Perché la Bibbia racconta il peccato di Davide? Porque cuenta la Biblia el pecado, por ejemplo, de Moisés. Perché la Bibbia racconta il peccato di Mosè? O el pecado de Pedro o de cualquier otro personaje. O il peccato di Pietro o qualsiasi altro personaggio. Primero para que nos sentamos identificados con ellos. Perché prima di tutto noi ci possiamo identificare con loro. Para que no te sientas el ser más inmundo e indigno de la creación. Perché tu non ti possa sentire l'essere più immondo di tutta la creazione. Sino para que sepas que las mismas debilidades. Perché tu sappia che la stessa debilità. Que tú tienes. Che tu hai. Que todos tenemos. Che tutti abbiamo. Otros hombres antes que nosotros las tuvieron. Altri uomini prima di noi l'hanno avuta. Ahora estos tres personajes de los que quiero hablar en esta noche. Ora questi tre personaggi che voglio parlarvi questa sera. Vivieron con Jesús. Hanno vissuto con Gesù. Viajaron con hanno viaggiato con il Signore. Tuvieron años de noche y de día con sono el Señor. Sono stati anni di notte e di giorno con lui. Vamos a hablar del primero. Parliamo del primo. El primero lo vamos a llamar Pedro. Il primo lo chiameremo Pietro. El hijo de Jonás. Il figlio di Jonas. Así se llamaba su papá. E così si chiamava suo padre. Las cosas que Pedro hizo. La cosa che Pietro ha fatto. Ningún hombre en la historia las ha vuelto a repetir. Nessun uomo in tutta la storia mai ripetuta. Una noche mientras navegaba por el mar de Galilea. Una notte mentre navigava per il mare di Galilea. En una tormenta terrible. C'era una tormenta terribile. Vieron que venía una silueta caminando por encima de las aguas. Videro come una sirena che stava camminando in cima alle acque. Los evangelios dice que lo confundieron con un espectro, con un fantasma. Il Vangelo dice che lo confusero con un fantasma. Estaban pasando un momento muy difícil, con mucho miedo. Pasaron un momento difícil con tanta paura. Y de repente Pedro dijo. Improvvisamente Pietro ha detto. Señor, si tú eres el que estoy viendo. Signore, se tu sei quello che io sto vedendo. Yo quiero caminar contigo por encima de las aguas. Io voglio camminare con te sopra le acque. No se lo dijeron todos al Señor. ¿Por qué no lo han dicho todos al Señor? Porque solamente Pedro se atrevió a pedir semejante milagro. Porque solo Pietro ha avuto el coraggio de dire di questo miracolo. No sabemos por qué Pedro se atrevió a decir eso. ¿Por qué Pietro ha dicho esto? Pero cuando le pedimos algo al Señor. Pero cuando noi chiediamo qualcosa al Signore. El Señor te puede tomar de la palabra. Il Signore può prendere sul serio le tue parole. Y el Señor le dijo, vamos, vente.
E il Signore disse: vieni, vieni. Caminò por encima de las aguas. Ha camminato in cima alle acque. Nunca nadie había hecho eso. Nessuno aveva mai fatto questo. Ni los grandes hombres de la antigüedad. Né i grandi uomini dell'antichità. Caminaron por encima de las aguas. Hanno camminato in cima alle acque. Moisés tuvo que extender la vara para que el mar rojo se abriera. E Mosè dovette stendere il bastone perché il mar rosso si aprisse. Josué tuvo que hacer un milagro para que el Jordán se abriera. Giosuè dovette fare un miracolo perché il Giordano si aprisse. Pero en este caso Pedro caminó un tiempo por las aguas. Ma in questo caso Pietro ha camminato per un momento per nelle acque. Nunca más ese milagro se ha repetido en la historia. Mai questo miracolo si è ripetuto nella storia. Pedro además un día subió a una montaña. Pietro addirittura un giorno è salito su una montagna. La tradición dice que podía ser el monte Tabor. La tradizione dice che era il monte Tabor. Y en lo alto de ese monte él vio personalmente a Moisés y a Elías. E in cima a questo monte vide Mosè Elías personalmente. Elías hace siglos se había ido en un carro de fuego a la presencia del Señor. Elías era ya pasati diversi secoli que se era andato en un carro de fuego a la presencia de Dios. Moisés murió, pero su cuerpo desapareció y nunca se encontró. Mosè morì, ma il suo corpo non è mai stato trovato. Pero en el monte de la transfiguración. Ma nel monte della trasfigurazione. Pedro los vio a los dos. Pietro ha visto tutti e due. Escuchó la conversación. Ha ascoltato la conversazione che stavano tenendo con Gesù. E che parlavano insieme con Gesù. Y era tan grande la manifestación de la gloria en aquel momento. Ed era così grande la manifestazione della gloria in quel momento. Che Pedro le dice al Señor: vamos a quedarnos aquí. Che Pietro dice al Signore: rimaniamo qua. Se olvidó de la esposa. Si dimenticò delle cose. Se olvidó de las redes y de las barcas. Si dimenticò delle reti e delle barche. Se olvidó absolutamente de todo. Dimenticò di tutto. Fue una experiencia que lo marcó tan profundamente. Fu un'esperienza che incise così profondamente la sua vita. Que él cuando es un anciano. Che lui quando mai era vecchio. Escribe una carta y dice algo así. Scrive una lettera e scrive così. Nosotros le vimos glorificado por el Padre. Noi siamo abbiamo visto glorificato dal Padre. Oímos la voz del Padre que le decía. Noi abbiamo sentito la voce del Padre che gli diceva. Este es mi hijo amado. Cual tengo complacencia. Questo è mio figlio amato che io mi sono compiaciuto. Él nunca olvidó esa experiencia en el monte de la transfiguración. Lui non dimenticò mai questa esperienza nel monte della trasfigurazione. Era hombres de la antigüedad vivos delante de sus narices. Lui lo vide quest'uomo davanti al suo naso. Él vivía en la ciudad de Capernaum. Lui viveva nella città di Capernaum. Y muchas veces el Señor estaba en la casa de Pedro comiendo y durmiendo. E molte volte il Signore era nella casa di Pietro mangiando e dormendo. Él vio milagros que nunca nadie había visto. Lui ha visto dei miracoli che nessuno aveva mai visto. Y llegó el día. Però venne il giorno. Cuando el Señor lo felicitó públicamente. Que el Señor se felicitó con lui públicamente. Nunca lo había hecho con ningún discípulo, solamente con Pedro. Mai l'aveva fatto con nessun discepolo, solo con Pietro. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. En el Evangelio de Mateo, al capítulo 16. El verso 13 dice. El verso 13 dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Poi Gesù, giunto in dintorni di Cesarea di Filippo, le hace una pregunta a sus discípulos. Gli fa una domanda ai suoi discepoli. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Fíjate las respuestas. Guarda la risposta, Dice el verso 14, ellos. Dice il verso 14, essi. Es decir, respondieron varios discípulos a la pregunta. Quindi risposero molti diversi discepoli alla domanda. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Uno dice che tu sei Giovanni il Battista. Juan el Bautista había muerto hacía tiempo. Giovanni il Battista era morto già da tempo. Pero algunos creían que el espíritu de Juan el Bautista se había encarnado en. Però alcuni credevano che lo spirito di Giovanni Battista si era reincarnato in Gesù. Otras personas piensan, creen que tú eres el profeta Elías. Altri dicono che invece tu sei il profeta Elia. Porque los judíos esperaban y siguen esperando el retorno del profeta Elías. Perché i giudei speravano il ritorno di Elia e stanno ancora aspettando il ritorno di Elia. Otras personas piensan que tú eres Jeremías. Altre persone pensano che tu sei Geremia. El profeta que escondió el arca de la alianza en el Antiguo Testamento. Il profeta che nascose l'arca dell'alleanza nel Vecchio Testamento. Y pensaban que él era el que iba a revelar el lugar oculto del arca de la alianza. Vedevano che
lui andava a rivelare il luogo occulto dell'arca dell'alleanza. Y otros piensan que tú eres algún profeta. E altri pensano che tu sei un altro profeta. También la mujer samaritana le dijo, creo que tú eres profeta. Anche la donna samaritana gli disse, tu sei un profeta. Cuatro respuestas diferentes. Quattro risposte diverse. A una pregunta. A una domanda. Juan el Bautista. Giovanni Battista. Elías. Elia. Jeremías. Geremia. O algún profeta. O qualche profeta. Si tú le preguntaras a la gente que te conoce. Se tu domandi alle persone che ti conoscono. ¿Tú qué opinas de mí? Tu cosa pensi di me? Cuando mencionan mi nombre. Quando menzionano il mio nome. ¿Qué dicen los chicos en la comunidad de mí? Cosa dicono i ragazzi della comunità? Bueno, mejor que no te lo digan. È meglio che non te lo dicano, eh? Para que duermas tranquilo esta noche. Perché tu possa dormire tranquillo questa sera. Cuando hablas con la gente que se ha ido de la iglesia a la que asistían antes. Quando disculpa, cuando la gente que se ha ido de la iglesia. Cuando le persone se ne sono andate alla chiesa. Que antes tú eras su gran pastor. Che tu prima eri il suo grande pastore. Y ahora eres el hombre que no tiene misericordia ni amor. E ora invece sei l'uomo che non hai misericordia né amore. Pregúntales qué opinan de ti. Domandale cosa pensano di te. Vas a tener algunas noches de pesadillas. Avrai alcune notti di che non dormi, eh? ¿Nos atreveríamos a preguntarle a la gente qué opinan ustedes de mí? Voi provereste a domandare alle persone che cosa opinano di me? Pero la segunda pregunta aún es más interesante. Ma la seconda domanda è più ancora interessante. ¿Y ustedes? E voi? Yo para ustedes quién soy? Io chi sono per voi? Todos guardaron silencio. Tutti stettero in silenzio. Nadie se atrevió a decir quién era para ellos Jesús. Nessuno disse che chi era per loro Gesù. ¿Tenía miedo a la respuesta? Avevano paura della risposta. ¿No lo sabían todavía? Non lo sapevano ancora. Juan había conocido al Señor por tres años. Giovanni aveva conosciuto il Signore per tre anni. No dijo nada. Non disse niente. Santiago tampoco. Neanche Giacomo. Solamente uno. Solo uno. Se atrevió a decir una respuesta increíble. Disse una risposta incredibile. Tú eres el Cristo. Tu sei il Cristo. El Hijo del Dios viviente. Il Figlio del Dio vivente. Tú eres el ungido, el Mesías. Tu sei l'unto, il Messia. El Hijo del Dios viviente. Il Figlio del Dio vivente. Esto nunca lo había oído en ninguna sinagoga de Israel. Questo non l'avevano mai sentito dire nessuna sinagoga di Israele. En aquel momento de la historia, el pueblo estaba esperando que llegara el Mesías. In quel tempo della storia, il popolo stava aspettando che arrivasse il Messia. Pero un Mesías muy particular. Però un Messia molto particolare. El Mesías descendiente de la casa del rey David. Era il Messia, doveva discendere la casa di Davide. Pero él relaciona al Mesías, a Cristo. Però lui relaziona il Messia al Cristo con el Hijo de Dios. Con il Figlio di Dio. Y esto tuvo que ser sin lugar a dudas una revelación. E questo doveva essere per forza una rivelazione. Porque ningún judío cree que Dios tiene un hijo. Perché nessun giudeo crede che Dio abbia un figlio. Jamás dirán eso. Mai diranno questo. Pero Pedro dice tú eres el Mesías. Pero Pedro dice tú sei il Messia. Y tu padre. E tuo padre es Dios. È Dio. Cuando Pedro dijo esa respuesta. Cuando Pietro disse questa risposta. El Señor públicamente lo felicita. Il Signore pubblicamente lo felicita. Y le dice bienaventurado eres Simón hijo de Jonás. E dice benedetto sei Simone figlio di Giona. Porque esto que acabas de decir. Perché quello che hai appena detto. Es una revelación del cielo. È una rivelazione che viene dal cielo. Es una revelación que mi padre te ha dado en este momento. È una rivelazione che mio padre ti ha dato in questo momento. Fue usado por Dios de una forma tremenda. Fu usato da Dio in una forma tremenda. Una revelación que nunca nadie había tenido de Jesús. Una rivelazione che nessuno aveva mai avuto di Gesù. Podríamos hablar horas de Pedro. Possiamo metterci qui a parlare delle ore di Pietro. Pero llegó un día en la vida de Pedro. Però è arrivato un giorno nella vita di Pietro. Que pasó de la gloria al infierno. Che passò dalla gloria all'inferno. De ser reconocido como un hombre bienaventurado. Di essere riconosciuto come un uomo beato. Usado por Dios. Usato da Dio. A ser usado por Satanás. Addirittura essere usato da Satana. Si pasamos unas cuantas páginas. Se noi andiamo avanti con le pagine. En el capítulo 26 del mismo Evangelio de Mateo. Nel capitolo 26 dello stesso Vangelo di Matteo. Verso 69 dice. E verso 69 dice. Pedro estaba sentado fuera en el patio. E Pietro era fuori nel patio. Se le acercó una criada. E venne una signora. Y le dijo, tú también estabas con Jesús. E dice, anche tu eri con Gesù.
Mas él negó delante de todos, dijo, no, no sé lo que dices. Ma lei lui davanti a tutti dice, no, no, io non so cosa dici. Saliendo él a la puerta, dice, uscendo lui dalla porta, le vio otra, incontró un'altra, y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. E dice, ma anche tu eri con Gesù il Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, ma lui negò giurando, diciendo, no conozco a ese hombre. Dice, io non conosco quest'uomo. Ya van dos. Già è due, eh? Versículo 73. Versetto 73. Un poco después, poco dopo, acercándose los que allí estaban, avvicinandosi a colui che stava, le dijeron a Pedro, disse a Pietro, verdaderamente tú también eres de ellos. Dice, anche tú sei di loro. Porque aún tu manera de hablar, persino la tua maniera di parlare, te descubre. Se ti sta scoprendo. Entonces él comenzó a maldecir. E allora lui incominciò a maledire. Y a jurar. Y a giurare. No conozco a ese hombre. Ah, non conosco quest'uomo. Y enseguida cantó el gallo. E dopo cantò il gallo. En cuestión de días, cuestión de giorni, pasó de ser un hombre usado por el Señor, fu da un uomo usato da Dio, a ser un hombre usado por el diablo, por Satanás, a essere un uomo usato dal diavolo, da Satana. ¿Crees que a ti te hubiera pasado algo diferente? Dice que te pensi que a te no te sarebbe successo qualcosa diverso. Gracias a Dios. Grazie a Dio. Que esa noche tú y yo no estuvimos allí. Grazie a Dio che noi questa notte non eravamo là quella notte. Porque a lo mejor en vez de salir el nombre de Pedro. Perché forse invece del nome di Pietro. El que negó al Señor. Quello che ha rinnegato il Signore. Hubiera salido tu nombre. Ci sarebbe stato il tuo nome. Y mi nombre. E il mio nome. Si alguien aquí está pensando. Se qualcuno qua sta pensando. Yo no lo hubiera hecho. Ah, io non l'avrei fatto. Yo no lo hubiera negado. Ah, io non lo rinnegavo. Te equivocas completamente. Ti stai sbagliando completamente. Porque esto fue exactamente lo que Pedro dijo. Perché tu fai esattamente quello che Pietro disse. Menospreciando a sus discípulos, a sus compañeros. Dice, disprezzando i suoi compagni. Diciéndole al Señor, aunque todos te abandonen. Lui dice, al Signore, anche se tutti ti abbandoneranno. Yo nunca te abandonaré. Ah, io non ti abbandonerò mai. Menospreció a sus hermanos. Addirittura disprezzò i suoi fratelli. Se creía superior a sus hermanos. Si credeva superiore ai suoi fratelli. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Dice che prima della caduta viene l'orgoglio spirituale. Así que repito. Così ripeto. Menos mal que esa noche no estábamos nosotros allí. Meno male che quella notte non eravamo noi lì. Porque si Pedro después de tres años con el maestro. Perché se Pietro dopo tre anni con il maestro. Maldice y jura que no conoce a Jesús. Maledice e giura di non conoscere Gesù. ¿Quién te asegura a ti y a mí? Chi ci assicura che te o io? Que no hubiéramos actuado igual que Pedro, peor que Pedro. Che non avremmo fatto come Pietro, forse anche peggio. ¿Te das cuenta? Ti rendi conto? El favor tan grande que nos hizo el Señor. Vi rendete conto il favore grosso che ci ha fatto il Signore? De no habernos elegido en aquel momento de la historia como un discípulo del Señor. Che non ci ha eletto in quel momento della storia come discepoli del Signore? Probablemente hubiéramos hecho exactamente igual que Pedro. Molto probabilmente avremmo fatto uguale che Pietro. Porque o estabas en el grupo de los que huyeron. O perché tu eri nel gruppo di quelli che ascoltavano. O estarías en el grupo de Pedro que le negó. O forse nel gruppo di Pietro. Que lo negó. No hay tres grupos, hay solamente dos. Los no, cobardes. Non c'erano tre gruppi, erano solo due. I codardi. O los que se quedaron y negaron al maestro. O quelli che rimasero e rinnegarono il maestro. Sabía el Señor Jesucristo cuando llamó a Pedro. Lo sapeva il Signore Jesucristo quando chiamò Pietro. Que Pedro le iba a negar en Pietro la noche más triste de la vida de Jesús. Lo sabía. Lo sapevi che poteva saperlo Gesù che Pietro l'avrebbe rinnegato in quella notte più triste. Que si le avrebbe passato. No te quepa la menor duda de que el Señor cuando dijo Pedro, tú eres uno de mis discípulos. Non avere nessun dubbio che quando Gesù disse tu sei uno dei miei discepoli. El Señor sabía perfectamente que esa noche Pedro le iba a negar tres veces al Señor. E lui sapeva però perfettamente che Pietro quella notte l'avrebbe rinnegato tre volte. Sabía el Señor cuando te llamó a ti. Sapeva il Signore quando ha chiamato te? Cuando murió en la cruz por nosotros. Quando è morto nella croce per noi? Sabía el Señor que le íbamos a fallar? Sapeva che noi avremmo fallito? Que íbamos a serles infieles, que saremos stati infedeli, que le negaríamos, que l'avremo negato, tal vez no con las palabras, pero sí con las acciones. A volte non con le parole, ma a volte con le azioni. Lo sabía, sí o no? Lo sapeva, sì o no? Pero aún así. Però nonostante ci ha chiamato. ¿Qué te parece?
Che cosa ti sembra? La pregunta es cómo reaccionó el Señor. La domanda è come ha reazionato il Signore. Porque todas esas situaciones negativas de Pedro. Perché tutta questa situazione negativa di Pietro. De alguna manera le iban a repercutir al Señor. Non fu un problema per il Signore. Fíjate qué interesante. Guarda che interessante. De los cuatro evangelios. Dei quattro Vangeli. Solamente uno nos dice esto. Solo un Vangelo dice questo. Que la noche que fueron a prender al maestro. Perché la notte che furono a prendere il maestro. En el huerto de Getsemaní. Nell'orto del Getsemani. Uno de ellos. Uno di loro. Sacó una espada. Tirò fuori una spada. Y le cortó la oreja a un tal Malco. E gli cortò l'orecchia a un tal Malco. 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 Que era el siervo de un sumo sacerdote. Que era el servo de un sumo sacerdote. ¿Y sabes quién era el de la espada? ¿E sapete chi era quella spada, di chi era? Era Pedro. Era Pietro. Mi pregunta es. E mi domanda è. ¿Qué hacía un discípulo de Cristo con una espada dentro de la ropa? Ma io dico, cosa ci faceva un discepolo di Cristo con una spada nella fodera? ¿Hay alguien aquí esta noche que ha venido armado? C'è qualcuno di voi qui che è armato questa notte? Podría ponerse de cara a la pared para Mettetelo con la faccia alla parete e dobbiamo perquisirlo. Alguien ha traído alguna navaja, algún cuchillo, alguna pistola? Qualcuno ha portato un coltello, una pistola? Pedro estaba armado. Pietro era armato. Si hubieran existido las pistolas. Se c'erano le pistole. Pedro hubiera tenido una. Sicuramente Pietro ne avrebbe avuta una. Perché una spada para qué es, querido? Perché una spada per cos'è, carissimi? Per limpiare pescado? Per pulire i peccati? Sì, già non era pescador. Ah no, per pulire i pesci? Una, non era già più un pescatore. Una spada simplemente serve per una cosa. La spada serve solo per una cosa. O para defenderte de un ataque o para matar a alguien. O per difenderti da un attacco o per uccidere. Fíjate qué interesante. Però guarda che interessante. La Biblia dice che Pedro usò la spada. La Bibbia dice che Pietro usò la spada. Tenía al Señor a su lado. Aveva il Signore al suo lato. Pero él cree que tiene que defender con su espada al Señor. Però lui crede che deve difendere con la sua spada al Signore. Dice que la oreja que cortó fue la derecha, dice, no la izquierda. Dice che l'orecchio che gli tagliò era quello destro, non quello sinistro. ¿Para qué tiene que ver que sea la derecha o la izquierda? Ma che importa se è destro o sinistro l'orecchio? No lo puedo asegurar 100%. Non ve lo posso assicurare al 100%. Pero lo más probable es que Pedro fuera diestro. Ma è facile che Pietro era destro. Se io sono Pedro e sono diestro. Se io sono Pietro e sono destro. E viene il servo del centurione. E viene il servo del centurione. E io saco la spada. Io tiro fuori la spada. È molto più difficile cortarle un'oreja che cortarle il cuello a una persona. Sì è o no? Più difficile tagliargli un orecchio che una. Era che, noche. Una, che un collo. No, non aveva luce elettrica. Era di notte, non c'era elettricità. È molto difficile puntare una notte oscura. È molto difficile una notte oscura. Alla oreja di una persona. A un orecchio di una persona. Bueno, in alcuni casi la oreja tiene una oreja de chuleta, no? Grande, no? Pero, qualcuno ha le orecchie molto grandi, no? Però, supongamos che era una oreja normale. Dice, pensiamo che era un orecchio normale. La oreja derecha tuya está. L'orecchio destro mio è questo. Yo saco mi espada. Io tiro fuori la spada. Yo te voy a cortar el cuello. E io ti taglio la testa. ¿Qué harías? Yo te voy a hacer así. Mi sposto. Ahí te doy una oreja. Lì che ti taglio l'orecchio. No le fue a cortar la oreja. Lui non voleva quasi tagliare le l'orecchio. Fue a cortar la yugular. Voleva tagliargli si il collo. Se para la cabeza. Se lui non tira fuori la si mette di fianco la testa. Pedro esa noche mata a un hombre. Pietro quella notte uccideva un persona. El Señor le dice guarda la espada. E il Signore dice metti via la spada. No hace falta que me defiendas de nada. Non c'è bisogno che tu mi difendi da niente, Pietro. Tu no crees que yo podría clamar a mi padre. Tu non pensi che io posso chiamare mio padre. Y ahora mismo enviaría legiones de ángeles que me defenderían. E ora invierebbe delle legioni di angeli a difendermi. Mata tu mete tu espada. Prendi la tua spada. Porque el que mata espada a espada muere. Perché chi uccide di spada perirà. Defender al Señor con una espada. Difendere il Signore con una spada. Hace poco me preguntó una hermana. Poco tempo fa mi ha domandato una sorella. Pastor, yo vivo sola. Mi ha detto sì, pastore, io vivo da sola. Tengo niños pequeños. Ho bambini piccoli. ¿Usted qué opina si yo me compro una pistola a mi casa? Dice, lei cosa pensa se io mi compro una pistola e la metto a casa? Tú imagínate, si le digo que sí o se digo que no. Tu immagini se le avessi detto sì o no? Digo, hermana, a mí no me metan esos líos. Ha detto sorella, a me non mi mette in queste cose. Defender al maestro con armas carnales. Difendere il maestro con le armi carnali. Es interesante que años más tarde, cuando Pablo recibe el evangelio,
È interessante perché quando Paolo più avanti riceve il Vangelo, y él está describiendo la armadura de un cristiano. Lui stava descrivendo l'armatura di un cristiano. Él dice que la espada, e lui dice che la spada es la palabra de Dios. Dice che è la parola di Dio. Y en el libro del Apocalipsis dice, en el libro dell'Apocalisse dice que cuando el Señor hablaba, che quando il Signore parlava, era como una espada aguda que salía de su boca. Era, c'era una spada acuta che usciva dalla sua bocca. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, l'autore della lettera agli Ebrei dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Che la parola di Dio è una spada a doppio filo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Quando ci diamo conto que el poder más grande que tenemos es el poder de la palabra de Dios. Que el potere più grande che abbiamo è il potere della parola di Dio. Fue la palabra de Dios. Fu la parola di Dio. La que el Señor Jesucristo usó en el desierto. Que fue la que el Signore usó nel deserto. Cuando en persona vino Satanás a tentarlo. Quando in persona è venuto Satana a tentarlo. Y el Señor le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Dice escrito que solo al Signore tu adorerai. Con nuestra boca llena de la palabra de Dios. Con la nostra bocca che è piena della parola di Dio. Podemos derrotar al enemigo. Possiamo distruggere il nemico. Y vivir en victoria. E vivere nella vittoria. Todos los días de nuestra vida. Tutti i giorni della nostra vita. ¿Creen ustedes que le afectó profundamente al Señor? Pensa che voi gli incise molto al Signore profondamente? Que le hundió una profunda depresión. Che fu una profonda depressione. El que Pedro le negara. Que, y le abandonara. Que, pensate que Jesús andó en profunda depresión porque Pietro lo abandonó y lo negó. No. No. La Biblia dice que el Señor solamente se le quedó mirando. Dice la Biblia que el Señor se giró, lo guardó. No le dijo nada. No le dice niente. Y dice que lloró amargamente. Y dice que Pietro pianse amaramente. Días más tarde de la crucifixión. Giorni dopo per la crocifissione, el Señor se presenta a una mujer. Il Signore si presenta davanti a una donna. Le dice: dile a mis discípulos. E gli disse: vai a dire ai miei discepoli. Y a Pedro. Anche a Pietro. Qué interesante ese matiz. Interessante questa cosa, Dile a mis discípulos solamente, a Pedro no, porque él no quiere saber nada de mí. Dile solo ai discepoli, a Pietro no, perché lui non vuole sapere nulla di me. Él ha dicho que no me conoce. Lui ha detto che non mi conosce. Él ha maldecido mi nombre. Ma ha maledetto il mio nome. Él ha jurado que no quiere saber nada de mí. Ha giurato che lui non vuole sapere niente di me. Así que déjalo. Così lascialo stare. Dile solo a mis discípulos que vayan a Galilea. Dile solo ai miei discepoli che vadano a Galilea. No. No. Dile a mis discípulos a Pedro. Dile ai miei discepoli e vai a dire a Pietro. Que vayan a Galilea. Che vadano a Galilea. Y allí van todos. E lì vanno tutti. Y Pedro, que le abrió una puerta al diablo. E Pietro che aveva aperto una porta al diavolo. ¿A qué vuelve una persona cuando se aleja del Señor? A chi torna una persona quando si allontana dal Dio? ¿A qué se dedica un pecador cuando se desconecta de la fuente de la vida? Chi va un peccatore quando si disconnetta dalla fonte della vita? Al pecado, al hábito, al vicio que lo dominó toda su vida. Al peccato, al vizio che l'ha dominato tutta la sua vita. Se va a Galilea. Se ne va a Galilea. Tenía que ir alegre diciendo: el Señor viene a mi encuentro. Dice: deve essere contento che il Signore viene, mi viene incontro. Ha perdido la sensibilidad espiritual. Aveva perso la sensibilità spirituale. Arrastra otros discípulos otra vez a pescar. Dice: prende altri discepoli e porta con lui a pescare. Y ha sido un fracaso. E fu un fracasso. Porque si tu vida fue un fracaso antes de conocer a Cristo. Perché se la tua vita è stata un fracasso prima di conoscere Cristo. Más fracaso será si te apartas de Cristo otra vez. Sarà un fracasso peggiore se ti allontanerai da Dio un'altra volta. Tu vida de fracaso antes de nacer de nuevo. La tua vita di fracasso, di fallimento prima di nascere di nuovo. Era un paraíso. Era un paradiso. Una gloria. Era una gloria. En comparación. In confronto. Con el desastre que te puede ocurrir si te apartas del Señor. Se col disastro che ti può succedere se tu ti allontani di nuovo dal Signore. El Señor le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. Il Signore disse alla donna che peccò: vai, ma non peccare più. Y a otro le dijo: vete y no peques más. E altro le disse: peccato, adesso non peccare più. Para que no te venga una cosa peor encima. Dice: perché non venga qualcosa di peggio sopra di te. Siempre hay algo peor de lo que viviste. Sempre c'è qualcosa di peggio di quello che hai vissuto. Siempre hay algo peor de lo que experimentaste en tu vida. Ci può essere sempre qualcosa di peggio di quello che hai sperimentato nella tua vita. Y ahora Pedro va a pescar. Allora Pietro cosa va? Prende e va a pescare. Ya nada le sale bien.
Como? Niente gli va bene. Niente gli va bene. Lanza las redes. Lancia di nuovo le reti. La recoge vacías. La raccoglie di nuovo se vuota. Se muove di un lugar a otro del mar de Galilea. Va da una parte all'altra del mare Galilea. Él sabía el arte de la pesca. Lui conosceva l'arte del pescare. Ahora es un fracasado de la vida. Ora è proprio un fallito nella vita. Es fracasado como discípulo. Ha fallito come un discepolo. Es fracasado como amigo del Señor. Ha fallito come uomo di Signore. Y ahora amico soy del un pescador fracasado. Ora è pure anche un pescatore fallito. El maestro lo confronta y le dice. Il maestro lo confronta e gli dice. Has pescado algo? Hai pescato qualcosa? Y él dice nada. E lui dice niente. Nada. Niente. Ya no sé ni pescar. Non so più neanche pescare. Y ahora qué va a ser de mí? E ora cosa succederà di me? Discípulo ya no puedo ser. Un discepolo non può esserlo più. Pescador tampoco. Neanche un pescatore. Ahora los peces me huyen. Ora i pesci scappano via da me. Me ven y se van. Se mi vedono se ne vanno. Pero el Señor le dice, echa la red a mano derecha. Il Signore dice, butta la rete alla parte destra. Hazlo en mi nombre. Fallo nel mio nome. No en tu nombre. Non nel tuo nome. Y dice la Biblia que casi la red se le rompía y no podía sacarla. Dice que la rete si stava rompendo, non riusciva a tirare sui pesci. ¿Te has sentido o te sientes fracasado? Tu ti senti fallito? ¿Cuántas veces has tropezado en lo mismo? Quante volte hai inciampato nella stessa cosa? Le prometiste en una iglesia al Señor que nunca más volverías a hacerlo. Le ha promesso in una chiesa che mai più saresti tornato indietro. Y otra vez has vuelto a caer. E di nuovo sei caduto. Y otra vez. E un'altra volta y ya no eres un chico joven de 18 o 20 años. E ormai non sei più un ragazzino di 18 o 20 anni. Sono passati gli anni. Has perdido amigos. Hai perso degli amici. Has perdido salud. Hai perso la salute. Has perdido todo. Hai perso tutto. Pero el Señor te dice, inténtalo de nuevo, ma il Signore dice, provalo di nuovo. Cuando él ve. Cuando lui vede que en el nombre del Señor, que en el nombre del Señor, lo que antes era un desastre ahora es un milagro. Dice que prima era un disastro, ora invece son miracoli. Se tira l'acqua, se va nadando alla orilla. Dice che si butta in acqua e inizia a nuotare per andare alla spiaggia. Y reconoce que es el maestro el que le está esperando en la orilla. E dice riconosce che è il maestro che lo sta aspettando alla riva. Cuando llegan a la orilla, e quando arrivano alla riva, cuentan los peces. Contano i pesci. Y dicen, "Wow, es una pasada esto." Dice, mamma mia, quanti sono? 153 grandi pesci. 153 grandi pesci. Il valore numerico di Ani Elohim, io sono Dio. E il valore numerico di io sono Dio. Para que no te olvides que el milagro no lo has hecho tú, perché, sino lo he hecho yo. Perché tu non dimentichi che il miracolo l'ho fatto io e non tu. Y ahora se le queda mirando el maestro la cara. E ora guarda il maestro in faccia. El que ha maldecido. Quello che lui ha maledetto. El que ha jurado diciendo no sé quién es ese hombre. Quello che ha giurato dicendo io non so chi è questo uomo. Se le queda mirando a Pedro y le dice Pedro. E guarda Pietro e dice Pietro. Tú me amas más que esto. Dice tu mi ami che tutto questo. Ahí hay una fortuna. E lì c'è una fortuna. Si tú vendes esto. Se tu vendi tutti questi pesci. Te llenarás los bolsillos de dinero. Ti riempiranno la borsa di denaro. Pero mi pregunta es tú me amas más que todo esto. Però la mia domanda è, ma tu mi ami che tutto questo? E Pedro sicuramente contando los peces, sì, tu sabes che ti amo. Uno, Pietro sicuramente contando i pesci, sì, lo sai che ti amo, no? Dice Pedro, escucha una cosa, ven pa acá. Dice Pietro, ascolta una cosa, vieni qua. Tu me amas? Tu mi ami? Sì, te acabo de decir que te amo. Sì, ti amo, déjame tranquillo. Seguir contando. Intanto conto. Non si entera. Non si rende conto. Recuerda que se ha desconectado de la fuente. Ricordiamoci che si era disconnesso dalla fonte. Ha perdido la sensibilidad. Ha perso la sensibilità. La paciencia del Señor. La pazienza del Signore. Pedro. Pietro. Tú me amas, Pedro. Tu mi ami, Pietro. Pedro levanta la mirada y se le queda mirando al Señor. Le dice, Pietro guarda lo sguardo, alza lo sguardo, ahora guarda entiende, al Signore. Ahora entiende. Ora capisce, ora capisce. Tú lo sabes todo. Tú lo sai tutto. Tú sabes que yo en el fondo te amo. Tu sai che in fondo io aunque ti amo. Te he negado, anche se ti ho rinnegato. E blasfemato. O ti ho bestemmiato. Tu sabes que yo te amo. Tu sai che io ti amo. Entonces ahora podría venir la reprimenda, ¿no? Ora potrebbe venire la. El palo, el castigo. Adesso ¿no? potrebbe venire il castigo. Ok. Me amas. Mi ami. Y el otro día dijiste esto y esto y esto. L'altro y esto giorno y lo tu otro. Mi hai detto questo, questo e questo. No, le dice Pedro. No, non lo dice.
Apacienta mis ovejas. Prenditi cura delle mie pecore. Apacienta mis corderos. Prenditi cura dei miei agnelli. In altre parole, te sto restaurando, Pedro. In altre parole, ti sto restaurando. Io sapevo che questo ti iba a passare. Io lo sapevo che ti sarebbe successo. Io te lo dije, ¿te acuerdas? Io te l'ho detto. Io te lo dije. Io te lo dissi. Antes de que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Te lo dije. Prima che il gallo canti, tu mi rinegherai tre volte. Te l'ho detto. Tú seguías diciendo que no, que yo no te voy a negar, que voy a acompañarte hasta la muerte. Tu hai detto no, no, io non ti negherò. Ti difenderò fino alla morte. Pero yo te digo que yo te lo dije, no te acuerdas, sí o no? No, yo te lo he dicho, ¿te ricordi sí o no? Lo que pasa es que cuando nos olvidamos de la palabra de Dios. Il punto è che quando ci dimentichiamo della parola di Dio. Y me sigues de lejos. E lo segui da lontano. Y te calientas en fuego ajeno. E ti riscaldi con fuoco estraneo. Y te rodeas de gente que no ama mi nombre. E ti circondi di persone che non amano il suo nome. Tu fe entra en un declive total. E la tua fede entra in un declino totale. Y tenías las ganas. Avevi desiderio. Pero te faltó el valor. Però ti è mancato il valore. Yo sabía que te iba a pasar esto. Il Signore sapeva che ti sarebbe passato questo. Pero yo hoy te restauro y te doy otra oportunidad. Però oggi io ti restauro, ti do un'altra opportunità. Ese es nuestro Dios. Questo è il nostro Dio. El Dios que le fallas. Il Dio che tu sbagli. El Dios que pecas contra él. Che pecchi contro di lui. Pero si te dejas ayudar por el Señor. Però se tu lasci aiutare dal Signore. El Señor te vuelve a levantar. Lui ti rialzerà. Porque no puede ser nunca más usado. Perché non potrai mai essere usato. Si no eres restaurado primero. Se prima tu non vieni restaurato. Y la restauración no viene por el ministerio. E la restaurazione non viene dal ministerio. Hay gente que está en la obra activa. Ci sono persone che sono nell'opera attiva. Pero su corazón no ha sido restaurado. Ma il suo cuore non è stato restaurato. Lo que pasa es que están tan ocupados, tan activos. Sono così occupati, così attivi. Que no tienen tiempo para pararse y pensar. Che non hanno tempo per fermarsi e pensare. Y decir, oye, es que yo no he superado aquello. E dire, ma io non ho superato quel problema. Yo aquella herida nunca la cicatricé. Io quella ferita ancora non è stata cicatrizzata. Y el Señor muchas veces nos dice, quieto, no hagas nada. E molte volte il Signore dice, stai fermo, para non fare niente. Para que empieces a pensar y decir, uff. Ti metti a pensare e dici, uff. Yo no arreglé aquello que rompí. Io non ho riparato quello che si è stato rotto. Yo no he restaurado mi relación con mi padre. Io non ho restaurato la mia relazione con mio padre. Pasa que yo estoy tan activo. Così io sono così tanto attivo. Tratando de ayudar a los demás. Cercando di aiutare gli altri. Que me he olvidado de mí mismo. Che mi sono dimenticato di me stesso. Y por eso hay mucha gente en el ministerio que nunca tenían que haber estado. E per questo che ci sono tante persone che sono in ministerio che non dovevano starci. Porque creen que por estar siendo usados. Perché pensano, perché io sono usato. Han sido restaurados. Pensano che sono stati restaurati. Y se engañan a sí mismos. E ingannano se stessi. Y tus debilidades. E la tua debolezza. No las puedes ocultar con las actividades que haces. E non la puoi occultare con le attività che tu fai. Tu corazón que no está alineado con Dios. Il tuo cuore se non è allineato con Dio. En cualquier momento te traiciona. In qualsiasi momento ti può tradire. Pero a veces te confundes. Però a volte ti confondi. Como estoy tan usado y bendecido. Come sono così usato e così benedetto. Me olvido de que el niño que llevo dentro todavía sigue llorando. Continui, non ti dimentichi che il bambino che è dentro sta continuando a piangere. Claro, ya eres un hombre y no lloras por fuera. Ormai sei un uomo, non piangi di fuori. Pero las lágrimas que más rompen el alma no son las que salen por los ojos. Però le lacrime che rompono di più il cuore non sono quelle che escono dagli occhi. Sino las que se quedan dentro y nadie las ve. E sono quelle che rimangono invece dentro che nessuno vede. Deja que el Señor restaure todas las áreas de tu vida. Lascia che il Signore restauri tutta l'area della tua vita. Para que cuando el Señor te diga. Perché quando il Signore ti dice. Cuando era joven. Quando eri giovane. Hacías lo que te daba la gana. Tu facevi quello che ti pareva. Hacías lo que querías. Volevi, facevi quello che ti Pero volevi. Cuando seas viejo. Ma quando sarai vecchio. Vas a ir a donde no quieras ir. Tu andrai dove non vorresti andare. Y extenderás las manos. E così stenderai le mani. Y te stañirá otro. E ti porterà qualcun altro. Y Juan que estaba allí tomando nota dice. E Giovanni che era lì che prendeva nota disse. Esto lo dijo el Señor. Questo lo disse il Signore. Dando a entender. Da poter far intendere. Con qué tipo de muerte va a glorificar al Señor Pedro. Con che tipo di morte glorificherà il Signore Pietro. Está hablándole de que va a morir crucificado aquí en Italia.
E stava parlando che veniva ad essere crocificato qui in Italia. In Roma. In Roma. Con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Con la testa in giù e le gambe in su. Si a mí me dice hoy el Señor que me van a matar crucificado. Se oggi il Signore mi dicesse ti uccideranno crocifisso. Yo esta noche no duermo. Io questa notte non dormo. A mí me entra un pánico terrible. A me viene una paura terribile. Yo vería una cruz y salgo corriendo. Io vedo una croce e salgo scappando. Pero Pedro se quedó tan tranquilo. Però Pietro era così tranquillo. Porque cuando el corazón de una persona está restaurado. Perché quando il cuore di una persona è restaurato. El valor del Señor entra a tu corazón. Il valore del Signore entra dentro il tuo cuore. Y eres capaz de decir, amén, Señor, tú sabes que yo te amo. E tu sei capace di dire, amén, Signore, tú lo sai que yo te claro, amo. Claro, en ese momento le dice, pero Señor, ¿y a este no le vas a decir nada? E però lui dice, Signore, ma a lui non gli dici niente? Si a mí la cruz, a este la silla eléctrica, por lo menos, ¿no? Dice, se a me la croce, a questo qui almeno la sedia elettrica. Y el Señor le dice, no empieces otra vez, no empieces otra vez. E il Signore dice, non cominciare di nuovo, non incominciare. Deja di nuovo. A los demás con su vida y tú vive la tuya. Lascia gli altri con la sua vita, tú vivi la tua. Yo quiero que él quede, tú tranquilo. Tú vuoi que, yo voglio que tú stai tranquilo. ¿Te das cuenta cómo una persona puede pasar de la gloria al infierno en minutos? Ti rendi conto come una persona può passare dalla gloria all'inferno in pochi minuti? Le pasó a Pedro. Questo è successo a Pietro. Le pasó a David. Gli è successo a Davide. Y le ha pasado a tanta gente a lo largo de la historia. È successo a tante persone lungo la storia. Y repito. E ripeto. Menos mal. Meno male. Gracias a Dios. Grazie a Dio. Que nosotros no vivimos en los tiempos de la Biblia. Che noi non viviamo nel tempo della Bibbia. Porque entonces esos pecadores que mencionan la Biblia. Perché altrimenti questi peccatori che menzionano nella Bibbia. Esos pecados que mencionan las Escrituras. Questo peccato che menziona questa scrittura. Serían los nuestros en vez de los. Sarebbero i nostri peccati invece dell'altro. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dicono amén? Cuando alguien te abandone. Quando qualcuno ti abbandona. Cuando alguien te falle. Quando qualcuno fallisce verso la di te. La forma como tú reacciones. La maniera come tu reagisci. Te va a demostrar tu nivel auténtico de madurez. Mostrerà il tuo livello autentico di maturità. Saben con la cantidad de gente que nos encontramos casi todos los días. Voi non potete immaginare la quantità di persone che ci incontriamo ogni giorno. Gente que nos dice estamos heridos. Persone che ci dicono siamo feriti. Hemos salido mal de una iglesia. Siamo usciti male da una chiesa. Hemos estado en una iglesia años. Siamo stati in una chiesa anni. Y al final hemos salido humillados, derrotados. E poi siamo usciti umiliati, distrutti. Conocimos a una hermana, si no recuerdo mal, creo que fue en Quito ahora donde estuvimos recientemente. E ho conosciuto una sorella, mi sembra a Quito. Y nos dijo, hermano, yo trabajé 5 años en la casa del pastor. Dice, fratello, io ho lavorato 5 anni nella casa del pastore. Nos encarga, me encargaba de todo, de la comida, de la limpieza, de cuidar los niños, de todo. Mi dava questo compito, pulire i bambini, ogni cosa. Mi marido también trabajó años para el ministerio, para el pastor. Mio marito ha lavorato tanti anni per il ministerio con il pastore. Ahora lleva esto aquí, ahora lleva esto allá. Ora porta questo qui, ora porta quello di là. Todo el día activo, trabajando para el pastor. Tutti i giorni attivo, lavorando per il pastore. Y entonces hay un momento en la conversación que yo le pregunto a este matrimonio. Ma io c'è un momento in questa, che gli domando a questo matrimonio. ¿Y de qué vivíais? E di cosa vivevate? Porque si tú trabajabas para el pastor y tú también. Dice, perché se tutte e due lavoravate per il pastore, di cosa vivevate? Dice, nos arruinamos economicamente. Dice, ci siamo rovinati economicamente. Come non cobravamo ni un centavo, nada? Perché siccome non cooperavamo neanche un centesimo, niente. Un mese vendimos el coche. Un mese abbiamo venduto l'auto. Otro mes vendimos la moto. Un altro mese abbiamo venduto la moto. Otro mes vendimos un terreno que teníamos. Un altro mese abbiamo venduto il terreno. Otro mes vendimos la casa donde vivíamos. Un'altra volta abbiamo venduto la casa dove vivíamos. Y lo peor de todo fue cuando un día ella dice que está embarazada. E peggio di tutto quando lei disse io sono incinta. Y el pastor literalmente le dijo. El pastor letteralmente le dice. Ahora no vas a poder trabajar como antes trabajabas para mí. Dice ora non lavorerai più come lavoravi prima. Así que coge tus cosas y vete de mi casa. Dice così prendi le tue cose e vattene via. Y los echó. E l'ha mandato via. A uno y a otro. A uno all'altro. Años sin querer pisar una iglesia. Anni senza mettere un piede in una chiesa. Hasta que en los días de la pandemia. Finché il giorno della pandemia. Entraron en contacto con la iglesia virtual. Entrarono in contatto con la loro chiesa virtuale. Y se reconciliaron con el Señor. E si sono riconciliati con il Signore. Vas a ser herido. Dice guardate che saremo feriti, De pastores.
A volte anche da pastori. De amigos. Da amici. ¿Cómo vas a reaccionar cuando eso te pase a ti? Come reazioni quando ti succede qualcosa al simile? Porque acabamos de ver cómo reaccionó el Señor. Perché abbiamo visto come ha reazionato il Signore. Va a restaurar a Pedro. Va a ristorare Pedro. Le da una oportunidad a Pedro. Gli dà un'altra opportunità a Pietro. Pero y cuando te pase a ti y a mí, ¿cómo vamos a reaccionar? Ma quando ci succede a noi queste cose, come reagiamo? Tenemos la madurez suficiente hoy en esta noche. Abbiamo la maturità oggi, questa notte, para saber encajar, per saper incassare un problema de esta envergadura, problemi di questi livelli, un ministerio, una iglesia, un pastor, un ministerio, una chiesa, un pastore, por el cual he dado mi vida, per quale ho dato la mia vita. Y cuando decido, tal vez, que mi tiempo aquí se ha terminado, quando decido poi che il mio tempo qui è finito, me tengo casi que ir a escondidas, me ne devo andare quasi nascosto, porque los hermanos para los que trabajé, perché per i fratelli che io ho lavorato, no lo entienden y me critican diciendo que me voy al mundo y que los traiciono, che non mi capiscano e dicono ah, vado al mondo perché mi ha tradito. ¿Estás preparado para encajar eso si es que te pasa? Se voi siete pronti per incassare questi colpi? Muchas veces el Señor permite cosas en nuestra vida. Molte volte il Signore permette delle cose nella nostra vita. Para que tú te demuestres a ti mismo. Perché tu ti dimostri come sei te stesso. ¿Cómo tú reaccionarías? Come tu reagisci? ¿Cuál es tu verdadero nivel de madurez? Qual è il tuo vero livello di maturità? Porque mientras todo te va bien, tú eres muy maduro y muy perché espiritual. Perché quando tutto ti va bene, tu sei molto maturo spiritualmente. Pero yo conozco gente que se ha ido de iglesias. Però io conosco persone che se ne sono andate dalle chiese. Porque el pastor no lo llamó. Perché semplicemente il pastore non lo ha chiamato. O porque el pastor no lo saludó. O perché il pastore non l'ha salutato. O porque el pastor subió otra persona en la plataforma y creía que eras tú la que tenías que subir. O perché il Signore ha fatto salire qualcun altro a suonare perché pensava che e tu pensavi che eri si tu. Si algo hemos visto en estos viajes que estamos haciendo. E se qualcosa abbiamo visto in questo viaggio che stiamo facendo. Es el nivel tan bajo de madurez que hay en la iglesia del Señor hoy en día. È il livello così basso di maturità che c'è nella chiesa del Signore oggi. Es que no hemos aprendido todavía a soportar. Non abbiamo ancora imparato a sopportare una falta di una llamada, una falta di un saluto. No hemos todavía aprendido una mancanza di saluti, una mancanza di una llamada, un saluto. Una chiamata, un saluto. ¿Hasta cuándo vamos a necesitar ese abrazo? ¿Hasta cuándo, hermano? Fino a quando noi abbiamo bisogno per forza di questo abbraccio? ¿Hasta cuándo vas a necesitar que yo me acerque y te diga, hermana, Dios le bendiga, me alegro de verla? Fino a quando tu aspetti, oh sorella, Dio ti benedica? ¿Hasta cuándo vamos a necesitar esa llamada, esa visita? ¿Hasta cuándo, mis queridos hermanos? Fino a quando noi dobbiamo aspettare sempre la chiamata, la visita? Los niños se ofenden por cualquier cosa. I bambini si offendono per qualsiasi cosa. Pero los hombres. Ma gli uomini. Tenemos que hablar de una forma diferente. Gli uomini devono parlare di una forma diversa. Actuar de una forma diferente. Dobbiamo agire in una maniera diversa. Porque muchas veces vemos lo que los demás nos hacen a nosotros. Perché molte volte noi vediamo quello che gli altri fanno a noi. Pero no nos damos cuenta de lo que nosotros le hacemos a los demás. Però noi molte volte non ci rendiamo conto di quello che noi facciamo agli altri. El Señor no se hundió en una depresión profunda cuando Pedro le negó. Gesù non è andato in una depressione profonda quando Pietro l'ha rinnegato. Ya sabía lo que le iba a pasar. Già sapeva cosa gli sarebbe successo. Ya se lo había advertido. Già l'aveva avvisato. Y la lección no fue para él, sino para Pedro. Ma la lezione non fu per Gesù, ma per Pietro. Déjeme hablar solamente un poco de un personaje más. Mañana seguiremos. Fammi parlare ancora di un personaggio in più, domani continueremo. Hay un pasaje en Juan capítulo 20. C'è un passaggio in Giovanni capitolo 20. Voy a pedir a Antonio que lo lea, por favor, en el okay. Verso 24. Giovanni 20, 24? Sí. Por favor, ¿qué dice? Giovanni 20. 24. 24. Dice, ora Tommaso, detto di Dimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Mm-hmm. Vado avanti? Sì. E gli altri discepoli dunque gli dissero, abbiamo visto il Signore... Mm. Ma egli disse loro, se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Amen. Amen. Una cosa è la gente che necessita evidenze. Una cosa è le persone che hanno bisogno di evidenza. Para creer. Per credere que ahí no hay nada malo.
Que ni c'è niente di malo. Al contrario. Al contrario. Me gusta conocer a gente. Mi piace conoscere persone. Que busque una explicación coherente y racional. Che cerchi una spiegazione coerente e razionale. De nuestra fe como cristiano. Della nostra fede come cristiani. Porque lo bueno del ser cristiano. Perché il buono di essere cristiani. Es que hay miles de evidencias contundentes. Che ci sono migliaia di evidenze contundenti. Que demuestran que nuestra fe. Che dimostrano che la nostra fede. No es una fe ciega. Non è una fede cieca. Una fe loca. Una fe pazza. O una fe estúpida. Una fede stupida. Hay muchas evidencias. C'è molta evidenza. De todo tipo. Di ogni tipo. Para los que buscan. Per quelli che cercano. Sinceramente una respuesta. Sinceramente una risposta. Pero ese no es el problema de Tomás. Ma questo non era il problema di Tommaso. El problema de Tomás no es que buscaba evidencia para creer. Tommaso non cercava evidenza per credere. El problema de Tomás es que era una persona incrédula que no quería creer. El problema di Tommaso è che era una persona incrédula e non voleva credere. Y cuando una persona no quiere creer. E quando una persona non vuole credere. Aunque el mismo Señor Jesucristo se pare en esta plataforma esta noche. Anche se lo stesso Jesucristo venisse qui davanti a questa piattaforma questa notte. No va a creer. Non lo crederebbe. Porque has decidido en lo más profundo de tu corazón no creer. Perché ha deciso nel profondo del suo cuore io non credo. Y la Biblia no se escribió para convencer a nadie de nada. La Biblia non è stata scritta per convincere nessuno di niente. La Biblia no se escribió para convencer al científico ateo. La Biblia non è stata scritta per convincere lo scientifico l'ateo. La Biblia no se escribió con el propósito. La Bibbia non è stata scritta con il proposito de convencer al incrédulo, di convincere all'incredulo della esistenza di Dio. Dell'esistenza di Dio. Ese no es el objetivo final de la Biblia. Questo non è l'obiettivo finale della Bibbia. Y el problema de Tomás es que era una persona que abrió la puerta a la incredulidad. El problema de Tommaso es que lui aveva aperto la porta all'incredulità. Dice que era Tomás el Dídimo. Lui era Tommaso il Didimo. La palabra Didimo es una palabra aramea. La parola Didimo è una parola, no es parola una palabra, aramea. No es una palabra griega ni, non è ni greca, ebrea. Né ebrea. Es una palabra aramea que significa el gemelo. La parola aramea que significa il gemello. Él tenía un hermano gemelo. Lui aveva un fratello gemello. ¿Por qué Dios no lo llamó a su hermano y lo llamó a él? Perché Dio chiamò, non chiamò a suo fratello e ha chiamato lui? ¿O por qué no llamó a los dos? ¿O perché non ha chiamato tutti e due? Porque solamente llamó a uno. Perché ha solo chiamato uno? No lo sé. Non lo so. Pero solamente sé una cosa. Però io so una cosa. Que el Señor no se equivoca nunca. El Señor no sbaglia mai. Y el Señor sabía que uno de sus discípulos. Il Signore sapeva che uno dei suoi discepoli. Se había negado a aceptar la evidencia. Aveva negato di accettare l'evidenza della resurrezione. Della resurrezione. Él no le cree a sus compañeros. Lui non crede ai suoi compagni. Porque sus compañeros le dicen, hemos visto al maestro. Perché i suoi compagni dicono, abbiamo visto il maestro. Ha estado con nosotros. È stato con noi. El problema es que tú no estabas aquí con nosotros. Il problema è che tu non eri qui con noi. Nadie de nosotros aquí en esta noche. Nessuno di noi questa sera. Puede decirte dónde estaba Tomás ese día. Può dire dove era Tommaso quella volta. Pero hay lugares donde tú tienes que estar siempre. Però c'è un posto dove tu devi esserci sempre. Y hay lugares donde mejor no estés nunca. E ci sono posti che non ci devi mai stare. Y ese día cuando el Señor se apareció. E quel giorno che il Signore gli apparì. Tomás no estaba con ellos. Tommaso non era con loro. Y se perdió la gran bendición. E ha perso la grande benedizione. De ver al maestro. Di vedere il maestro. Se equivocó de lugar. Sbagliò a posto. Se equivocó de día. Ha sbagliato anche il giorno. Y llega a decir algo tremendo. E dice qualcosa di tremendo. A mí no me interesan vuestras palabras. A me non mi interessano le vostre parole. Me da igual si ha hablado Pedro, Juan, Santiago. Me da igual quién me haya dicho. Per me è uguale chi ha parlato Pietro, Giacomo, Giovanni. Hay un menosprecio de Tomás hacia sus compañeros. C'è un disprezzo di Tommaso riguardo ai suoi compagni. ¿Te suena esto? Ti suona questo? Es lo mismo que hizo Pedro. La stessa cosa che ha fatto Pietro. Lo mismo. Aunque todos te abandonen, anche se tutti ti abbandoneranno, yo nunca te abandonaré. Io non ti abbandonerò mai. Es decir, con el único que realmente puedes contar para todo. Come se avessi detto, l'unico che tu puoi contare davvero davvero con tutto, incluso para ir a la muerte es conmigo. Addirittura morire con esto. Con estos no cuentes con ninguno de ellos. Con loro, con tutti i discepoli, non contare con loro. Es la misma actitud de Tomás. La stessa attitudine di Tommaso. Ustedes dicen que le han visto.
Dice, voi l'avete visto? Che ha stato qui? È stato qui? Pero yo no les creo a ninguno de ustedes. Ma io non credo a nessuno di voi. Yo necesito algo más que palabras. Io ho bisogno di più delle parole. Yo necesito meter mi mano en su en el juego de su mano. Io voglio mettere mia mano nel buco delle sue mani. Y necesito meter mi mano en el costado. E ho bisogno di mettere le mie mani nel costato. El contacto físico. Il contatto fisico. No las palabras, el contacto físico. Non voglio parole, voglio il contatto fisico. Es una persona que está poniendo el contacto físico, el sentir, por encima del creer. Es una persona que mete el contacto físico, el sentir, più di credere. Una cosa es oír una voz. Una cosa è ascoltare una voce. Y otra cosa es tocar a una persona. Un'altra cosa è toccare una persona. Y él no solamente quiere oír, sino quiere sentir. Lui non vuole solo ascoltare, ma lui vuole sentire. Ese es el gran problema de mucha gente. Questo è il grande problema di molte persone che hanno invertito el orden, che hanno invertito l'ordine. Y en vez de poner el creer, invece di mettere il credere, ponen el sentir. Mettono prima il sentire. Y cuando sienten algo en un culto, e quando sentono qualcosa in un culto, en una canción o en una predicación una o en un testimonio, una predicazione, una testimonianza, si emocionan, y cantan y lloran, e cantano, piangono, y danzan, e danzano. Pero cuando no sienten, però quando non sentono, es como una piedra. È come una pietra. Porque la emoción, el sentimiento. Perché l'emozione, il sentimento. Prevalece por encima de la creencia. Prevale al di sopra del credere. Si hay alguien entre nosotros en esta noche con esta actitud. Se c'è qualcuno questa notte che ha questa attitudine. Tienes que cambiarla por tu propio bien. Devi cambiarla. Porque hay momentos y días en los que uno siente al Señor. Perché sono momenti e giorni che uno sente il Signore. Pero son más los días que uno no le siente. Però sono di più giorni che lui non lo sente. Que los días que uno le siente al Señor. Che di giorni che uno sente il Signore. Y alguien dirá, pero ¿sabes lo que estás diciendo? Uno dirà, ma sai cosa stai dicendo? Perfectamente. Perfettamente. Porque el creyente con una fe no inmadura, sino firme. Ma perché un credente che ha una fede non immatura, ma ferma. No anda por emociones ni sentimientos. Non si muove per emozioni e per sentimenti. Sino anda por fe. Ma cammina per fede. ¿Cuáles son las iglesias, las denominaciones que más rápidamente han crecido? ¿Cuáles son las chiese o las denominaciones que han crecido velocemente? Las iglesias donde la gente siente por encima de creer. Le chiese dove le persone sentono prima del credere. Porque el ser humano busca emociones. Perché l'essere umano cerca emozioni. El ser humano ha sido capacitado para sentir emociones. Perché l'essere umano è stato capacitato per sentire le emozioni. Y cuando en un lugar sientes gozo, alegría o lo que sea. Ma in un posto che senti gioia, alegría e quello che sia. Dice, este es el lugar donde yo me voy a quedar. Questo è il posto dove io mi fermerò. Pero en el momento en el que en otro lugar. Però in un momento che un altro posto si ofrece otro tipo de sensaciones, si danno un altro tipo di sensazioni o de experiencias, o di esperienze, automaticamente eres tentato a abbandonare este lugar y buscar automaticamente otro. Automaticamente sei portato ad abbandonare questo posto per andare in un altro. Y lo que demuestras con esta forma de actuar en tu vida. E quello che dimostri in questa forma di andare nella tua vita. Es que tu fe es una fe débil. E la tua fede è una fede debole. Una fe que no es capaz. Una fede che non è capace di aguantar la prueba, di reggere la prova, la soledad, la solitudine, la traición, il tradimento o cualquier otro problema della vita. Qualche altro problema della tua vita. Perché hay ateos? Perché ci sono atei? Que son más fervientes. Che sono più ferventi. Que muchos cristianos. Che molti cristiani. Porque el ateo está convencido. Che l'ateo è convinto. De que sus argumentos son más que suficientes para dar la vida. Che i suoi argomenti sono più sufficienti per dare la sua vita. Pero el creyente que no siente, ma il credente che non sente, le falta fuerza para defender su fe. Gli manca forza per difendere la sua fede. Y el Señor en estos tiempos finales, e il Signore in questi tempi finali, si algo le ha estado diciendo y enseñando a la iglesia, se c'è qualcosa che sta cercando di insegnare alla chiesa, es que no podemos seguir moviéndonos por emociones y sentimientos. Non ci possiamo più muovere solo per emozioni e sentimenti. Y por eso nos metió en nuestras casas durante meses. Per questo che lui ci ha chiuso in casa per diversi mesi. No dependiendo de la imposición de mano de un pastor. No perché tu dipendessi dall'imposizione delle mani di un pastore. No dependiendo de un culto donde se movían en cierto sentido emociones. No perché c'era un culto dove si muovevano le emozioni. Sino nos enseñó a estar solos tú y Dios, Dios y tú en tu habitación. Ti ha insegnato a star solo nella tua abitazione, tu e Dio, Dio e tu.
Y cuando aprendiste esa lección, tu fe creció. E quando tu hai imparato questa lezione, è lì che è cresciuta la fede. La pandemia descubrió el corazón de la iglesia. La pandemia ha scoperto il cuore della chiesa. Salió lo bueno y lo malo de la iglesia. È uscito fuori il bene ma anche il male della chiesa. Y Tomás es el prototipo de persona o de iglesia. Tommaso è il prototipo di persona o di chiesa che necesita sentir para poder creer. Che ha bisogno di sentire per credere. Fíjate lo que dice la historia. Guarda cosa dice la storia. 8 días después de haber dicho esto. 8 giorni dopo che avesse detto questo, i suoi discepoli erano di nuovo a casa. Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Luego le dijo a Tomás. Poi disse a Tommaso: pon aquí tu dedo. Metti qui il tuo dito. Mira mis manos. Guarda le mie mani. Acerca tu mano. Avvicina le tue mani. Métela en mi costado. Metti le tue mani nel mio costato. No seas incrédulo, sino creyente. Non sia incredulo, ma credente. Jesús no estaba cuando Tomás hizo este comentario. Gesù non c'era quando fece questo commento. Pero eso significa de que no lo oyó. Questo vuol dire che non l'ha ascoltato? Fíjate que cuando Jesús se aparece una semana después. Guarda che Gesù dopo una settimana appare. Y una vez que saluda a todos los presentes. E una volta che saluta tutti i presenti. Con el típico saludo Shalom Aleichem, paz a vosotros. Pace a voi. Dirige su palabra directamente a Tomás. E dice che diresse la sua parola direttamente a Tommaso. Tú has dicho esto, esto y esto. Tu hai detto questo, questo e questo. Okay, ven para acá. Vieni qua. Solamente esas palabras del Señor sirvieron para que Tomás dijera. Solamente queste parole servirono a Tommaso perché Tommaso dicesse: Señor mío. Signore mio. Y Dios mío. Oh Dio mio. ¿Tú te atreves esta noche a orar sin que nadie te oiga antes de irte a la cama y hablar con Dios? Tu prendi questa sfida questa notte prima di andare a dormire e dire queste parole e pregare al Signore. Si tú te atreves esta noche. Se tu lo farai questa sera. Te rodillas delante de Dios sin que nadie te vea y te moleste. Ti ginocchi davanti a Dio senza che nessuno ti veda, che ti molesti. Abrir tu corazón al Señor. Aprire il tuo cuore al Signore. Mañana por la mañana puede llegar tu milagro a tu vida. Domani mattina può arrivare il tuo miracolo nella tua vita. Así de claro, ¿eh? Così è chiaro. Lo que no ha pasado en toda tu vida. Quello che non è mai successo in tutta la tua vita. Puede pasar mañana por la mañana. Può succedere domani mattina. Si hoy doblas tu corazón y tu rodilla delante del Creador. Se tu pieghi i tuoi ginocchia davanti al Signore. Te voy a poner un testimonio y termino. Metto una testimonianza e concludo. Me encontraba en Colombia hace unas semanas atrás. Ero in Colombia una settimana fa. En una región que prácticamente no va nadie. Una regione dove non va nessuno. Una región llamada Tierra Alta, arriba en Colombia, en la región de Córdoba. Una regione di Tierra Alta in Córdoba, en un posto molto alto. Estando allí predicando en una congregación que tenemos, que ha crecido muchísimo. Stavo predicando lì in una chiesa dove noi abbiamo predicato e cresciuto molto. La esposa del pastor, que es maestra en un instituto. La sposa del pastore che è un insegnante in un istituto. Me dice: pastor, he hablado con el director de la escuela. E dice: pastore, io ho parlato col direttore della scuola. Y con todo el claustro de profesores. E con tutto il gruppo dei professori. Y les he pedido si mañana puedes ir a predicarle a los chicos. E ho chiesto se domani mattina può andare a predicare ai ragazzi. ¿Habría posibilidad mañana de poner unas fotografías aquí? Sí, 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 certo. Mañana las voy a mostrar. Domani vi mostrerò la fotografía. Cuando llegamos en las dos furgonetas a ese instituto. Quando siamo arrivati con la furgone in questo istituto. Viniendo con la mentalidad de Europa, viniendo con la mentalidad de España. Venendo dalla mentalità di Europa, della Spagna. Cuando salimos de la furgoneta y vimos aquel montón de jóvenes allí en ese colegio. Quando siamo usciti dalla furgone abbiamo visto questo montone di giovani. Nos dijimos entre nosotros: aquí nos van a comer con patatas. Estos chavales. Abbiamo detto: qui ci mangiano con le patate e tutto quanto assieme. Va a ser imposible decir algo aquí porque se van a reír. Va a ser un desastre. Sarà impossibile parlare qui perché ridiranno. Eso es lo que yo decía y nos comentábamos entre nosotros. È quello che io dicevo e commentavamo, no? Todo el colegio, 450 y tantos estudiantes. Tutto il collegio, 450 studenti. Lo sacaron de las clases.
lo tirano fuori dalla classe. In un polideportivo enorme. L'hanno messo in un polisportivo enorme. Se llenò tutta una grada. Tutta una parte si è stata riempita. E tutta la parte della cancia con muchas sillas. E con tante sedie riempite. Il direttore disse: Hoy ha venido un pastor a predicarnos. Oggi è venuto un pastore a predicarci. Vamos a hacer una oración. Facciamo una preghiera. Para que Dios hable hoy a nuestras vidas. Perché oggi il Signore parla la nostra vita. Llamaron a nuestro al pastor nuestro de allí de Colombia. Chiamaron al pastore della Colombia. Hizo una oración. Fece una preghiera. Y al segundo pasé yo al pulpito. E dopo sono uscito io al pulpito. Les confieso hoy aquí. Vi confesso oggi qua. Que no sabía ni por dónde empezar. Non sapevo neanche da dove iniziare. No sabía ni qué decirles. Non sapevo neanche che cosa dirgli. Pero empecé a hablar. Però iniziai a parlare. Le pedí al Señor que me dirigiera. Ho chiesto al Signore che mi dirigesse. Y mientras iba hablando y avanzando el tiempo. E mentre parlavo e continuava col tempo. Siempre tenía en mi cabeza, en mi mente, el siguiente pensamiento. E io sempre avevo nella testa lo stesso pensiero. En cualquier momento. In qualsiasi momento. Este silencio increíble que hay aquí. Questo silenzio incredibile che qua. Se va a romper con una risa, con una broma, con algo, sí, algo. Si romperà con una risata, con una scherzo, qualcosa. Pero al ver que los chicos mantenían un silencio total. Però vedevo che i ragazzi stavano in silenzio. Eso me animaba, me motivaba a seguir adelante compartiéndole la palabra. Quindi, mi testimonio. Questo mi animava a condividere la parola, la mia testimonianza. Cuando creí que ya había dicho lo que tenía que haber dicho. Quando io pensavo che di aver già detto quello che dovevo dire. Dije, bueno, ahora quiero hacerles una pregunta. Ahora, pero voglio farvi una domanda. Les dije, por favor, si es posible, cierren sus ojos, inclinen su cabeza. E ho detto, per favore, se ora è possibile, chiudete i vostri occhi, chinate il vostro capo. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana? Quanto che sono qui questa mattina? Después de oír esta palabra. Dopo aver ascoltato questa parola. ¿Se atreverían a ponerse de pie? Si metterebbero in piedi? Para recibir a Jesús en sus vidas. Per ricevere Gesù nella sua vita. Que quieren cambiar y entregarle su vida al Señor. E vogliono veramente cambiare e dare la sua vita al Signore. Con la mentalidad de Europa aquí en la cabeza. Con la mentalità dell'Europa che ho qui nella testa. Yo digo, no se va a levantar nadie. Io dissi, di qui non si alzerà nessuno. Miré a mi derecha. Guardato la mia destra. Comenzaron a levantarse tres o cuatro chicos de por aquí. Cominciarono ad alzarsi 4 o 5 ragazzi. 5 o 6 de por allá. 5 o 6 di là. 3 o 4 de por acá. 3 o 4 di là. Y en un silencio que se podía cortar con una tijera. Era un silencio que podía tagliarlo con una forbice. Contamos de los 450 jóvenes. Da 450 giovani. 5 se quedaron sentados. Solo 5 rimasero seduti. Todos se pusieron de pie. Tutti si misero in piedi. Volví a repetir el llamado. Ho ripetuto la chiamata. Quería estar seguro. Volevo essere sicuro. De que estaban entendiendo lo que estaba diciendo y no era una emoción. Volevo capire se era un'emozione o capivano cosa stavo dicendo. Comenzaron a oírse llantos de jóvenes llorando allí. E ho cominciato a sentire giovani che piangevano. Fue un momento inolvidable en mi vida. È stato un momento indimenticabile nella mia vita. Cuando todo terminó después de haber orado. Quando tutto è finito dopo aver pregato. Eran cientos de jóvenes rodeándonos. E vennero centinaia di giovani accerchiandoci, haciéndonos preguntas, facendoci domande. El que no había sido violado, el padre era atracador, qualcuno o estaba en la cárcel. Qualcuno è stato violato, o narcotraficante, padre in carcere, qualcuno o estaba en la guerrilla, los paramilitares. Qualcuno era nella guerriglia, era una zona nella droga. Muy pobre, una zona muy pobre de aquella era zona. Era una zona molto povera. Nunca olvidaré que a mi lado derecho había una chica todo el rato llorando, llorando. Non mi dimenticherò mai che c'era una ragazza a mio fianco che piangeva. Abrazaba a una compañera de clase. Abbracciava una ragazza di classe, una compagna. Y al final se me acercó y muy bajito me dijo. Mi si avvicinò e molto piano mi disse. Pastor. Pastore. Yo quiero que ores por mí. Io voglio che tu preghi per me. Digo, ¿qué te pasa? Dice, cosa è successo? Dice, mi padre nos abbandonó. Mio padre ci ha abbandonato. Me contó toda su tragedia. Mi ha raccontato tutta la sua tragedia. Pero nuestra hermana. Pero la nostra sorella ha desaparecido. È scomparsa. Allí desaparece mucha gente y nunca más aparece. E là scompaiono molte persone e mai ricompaiono. O por tráfico de órganos. O per traffico di organi. O por cualquier otro motivo. O per qualche altro motivo. Y le dije, mira, vamos a hacer algo. Io dissi, facciamo qualcosa. Hoy cuando llegues a casa después de clase. Dice, oggi quando tu torni a casa te vas dopo a poner la classe, de rodillas en tu habitación. Ti metterai in ginocchio nella tua cierra abitazione. Cierra la puerta que nadie te molesta ni te vea. Chiudi la porta che nessuno ti veda. Y tú que hoy has recibido aquí al Señor Jesucristo en tu corazón. Perché tu che oggi hai ricevuto il Signore nel tuo cuore. Quiero que le pidas al Señor, Señor, que aparezca mi hermana. Io
Tu digli, Signore, io ti prego, fa che compaia mia sorella. Le inspiri, le dice, hazlo, hazlo, Dios te va a oír. Dice, gli dice, insiste, prova, prova, Dio ti ascolterà. Bueno, ahí terminó la conversación y nos fuimos. Lì è finita la conversazione e abbiamo finito. Por la noche teníamos culto en la iglesia. Nella notte avevamo un culto nella chiesa. Y yo estaba en la puerta de la iglesia saludando a los que entraban. Io ero nella porta della chiesa che salutavo le persone che por entravano. Por la mañana todos estaban con su uniforme. Mañana van a ver las fotografías. Domattina vedrete la fotografia. Tutti erano con la loro uniforme. Creo que hay hasta un pequeño video que les quiero mostrar mañana. Voglio mostrarvi un piccolo video domani. La chica entró a la iglesia muy bien vestida. Lógicamente no era el uniforme de la escuela. La ragazza venne vestita molto bene. Y yo le dije, uy, tú eres la chica que esta mañana oramos juntos. Dice, tú eres la ragazza que noi abbiamo pregato insieme. Seguía llorando, no sé si el llanto del mismo mañana o era otro, pero seguía llorando. Continuaba a piangere, non so se era quello del giorno prima. Y me dice, di prima o di quello di adesso. Pastor, pastor. Me dice, pastor, estoy con mi madre, viene mi madre. Viene mia mamma, viene mia mamma. Ah, qué bueno, vienes con tu mamá, gloria a Dios, qué bueno. Dice, beh, qué bueno, sei venuto con la tua mamma. Dice, pastor, tengo algo grande que contarte. Il pastore dice, ho qualcosa di grande da raccontarti. Le digo, cuéntame. Raccontami. Fui a mi casa. Sono andato a casa mia. Hice lo que tú me dijiste. Ho fatto quello che tu mi hai detto. Me puse de rodillas. Mi sono messo in ginocchio. Oré, Señor, que aparezca mi hermana. E ho detto, Signore, fa che ritorni mia sorella che riappaia. Muchísimos meses que no sabíamos nada. C'erano tanti mesi che non sapevamo più niente di lei. Mi hermana nos llamó por teléfono. Mia sorella mi ha chiamato per telefono. Y nos ha dicho que mañana retorna a la casa otra vez. E dice, domani torno di nuovo a casa. Le dije, ese es nuestro Dios, fuerte. Questo è nostro Dio. Questo è nostro Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dios. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Es hora de que la iglesia aprenda. E ora adesso deve imparare la chiesa. Que usted no puede depender únicamente de la oración de un pastor. Tu non puoi dipendere unicamente dalla preghiera di un pastore. Póngase hoy de rodillas. Mettiti oggi in ginocchio questa notte. Clama a Dios con toda tu alma y con chiama a Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Y mañana probablemente tu milagro toccherà la puerta per tu casa. Domattina molto probabilmente un miracolo bussa a casa tua. Y podrá decir, Dios oyó mi oración y e puoi dire, Signore, ha ascoltato la mia preghiera. Toma la gloria y la honra sea la gloria è per lui. Alleluia. Alleluia. Ponte de pie conmigo. Mettici in piedi, fratelli. Yo te he dicho lo que tenía que decirte. Io ti ho detto quello che devo dirti. Usa la fe que tienes. Usa la fede che hai. Úsala. Úsala. Tal vez dice, yo llevo poco tiempo en esto, no entiendo mucho. Io sono qui da poco tempo, non capisco niente. Magari no dici, falta mucha fe para ver la mano de Dios obrar. Non ti serve tanta fede per vedere la mano di Dio operare. Con un poquito de fe. Solo un poco di fede. Puesta en Dios. Messa in Dio. Las montañas se moverán. La montaña se moverá. No hace falta que sepas muchos versículos de la Biblia de memoria. Non serve che tu sai tanti versetti della Bibbia a memoria. Cambia tu forma de orar. Cambia la tua maniera di pregare. Cambia tu forma de vivir. Cambia la tua forma di vivere. Y verás la gloria de Dios en tu vida. E vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Amen. Hay tantos milagros encima de vuestras cabezas en esta noche. Ci sono tanti miracoli in cima alla vostra testa questa notte. Que no están esperando a que nosotros oremos por ustedes. Che non c'è bisogno che noi preghiamo per voi. Son esos milagros que caerán a tu vida cuando tú hagas tu parte. Esos miracoli che verranno alla tua vita quando tu farai la tua parte. Señor, en esta noche gracias por tu palabra. Signore, ti ringraziamo per questa parola questa notte. Si no con palabras. Se non con parole. En alguna ocasión con nuestros hechos te hemos negado. Forse con le nostre azioni ti abbiamo rinnegato. También te hemos dudado de ti, Señor. Forse abbiamo avuto dubbio di te, Signore. Pero en esta noche queremos cambiar. Però questa sera vogliamo cambiare. Porque tú restauraste a Pedro. Perché tu hai restaurato Pietro. Tú restauraste a Tomás. Hai restaurato Tommaso. Y se convirtieron en dos grandes hombres de Dios. E si sono convertiti in due grandi uomini di Dio. Pedro murió en Roma crucificado. Pietro è morto in Roma crocifisso. Tomás murió en la India torturado. Tommaso morì in India torturato. El que te negó. Quello che ti negò. El que dudó. Quello che ebbe dubbio. Cambiaron sus vidas. Cambiaron la sua vita. ¿Por qué no vamos a poder cambiar nosotros? Perché non possiamo cambiarla anche noi? Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu sei lo stesso ieri, oggi e per i secoli. Y yo te pido que en esta noche los que te clamen, Señor. Io ti chiedo questa notte per coloro che stanno clamando, gridando, Signore. Mañana reciban su milagro. Domani possono ricevere il suo miracolo. Sí, Señor, lo creemos. Sì, Signore, noi lo crediamo.
Trae restauración a las vidas. Porta restaurazione nella vita. Trae madurez a la iglesia. Porta maturità nella chiesa. Porque hay milagros que vendrán cuando la madurez de la iglesia se incremente. Perché miracolo arriveranno quando la chiesa incomincia a crescere. Cambio vendrán cuando yo cambie. Cambio arriveranno quando io inizio a cambiare. Independientemente de lo que hagan los demás. Non importa quello che fanno gli altri. El que tiene que cambiar soy yo. Quello che devo cambiare sono io. No los demás. Non sono gli altri. Y yo pido que en esta noche. Io chiedo che questa sera. Llevemos esta palabra en nuestros corazones. Che ci portiamo questa parola nel nostro cuore. Y que meditemos en ella. E che possiamo meditare in questa. Y que nos dejemos tratar por ti, Señor. E poi lasciamo trattare da te, Signore. En el nombre de tu amado. Nel nome di Gesù. Tuo amato, amè. Grazie, Signore. Grazie, amè. Io vorrei terminare chiedendo se qualcuno non ha mai fatto questa scelta di aprire il suo cuore. Grazie, Pastore.